Allora, Antonio Allegri, in mezzo all'assalto del sabato, del venerdì, anzi il primo novembre di Lucca Comics, quest'anno c'è un derby in casa Panini, un supereroe e un super fumetto, un super papero. Esattamente così, noi ogni anno a Lucca lanciamo delle collezioni speciali e quest'anno abbiamo effettivamente raddoppiato e quindi Batman contro Paperino. Due personaggi mitici, entrambi al compleanno, perché sono 80 anni per Batman, 85 anni per Paperino. Ci è sembrato giusto in qualche maniera mettere, non dico uno contro l'altro, perché poi in realtà, come racconteremo, stanno andando avanti insieme. Quindi due collezioni che sono la classica collezione Panini di figurine, ma la collezione ibrida, come diciamo noi, figurine più card, e per entrambi anche un'edizione cartonata e limitata, solo 1000 copie numerate, che abbiamo deciso di rendere disponibili già qui a Lucca Comics. E quindi in questo senso abbiamo già un polso di come sta andando questa specie di derby. Ecco, quindi chi compra Paperino compra anche Batman oppure oh? Allora, certamente ci sono tantissimi collezionisti puri che vogliono il prodotto limitato. E quindi questo giorno arrivano tranquillamente e dice: vogliamo la limitata di Paperino e la limitata di Batman. E prendono entrambe, magari prendono anche la versione normale, perché quindi chiaramente la limitata si conserva, magari, facciamo vedere che è bellissima. Ecco. Questa è quella di Batman. Il corretto nostro anniversary, quindi per il compleanno, guardate che bella già solo la copertina, veramente speciale, è completamente diversa dall'edizione normale, quindi cartonato, essendo collezione ibrida, figurine più card, per Batman abbiamo anche creato, oltre ad avere la litografia esclusiva, bellissima, disponibile appunto all'interno del cofanetto, abbiamo anche un portacard, che è a sua volta spaziale secondo me, che è questo, per 36 card della collezione, quindi qui c'è la checklist che spiega ogni card, e qui abbiamo le card. No, Death and the Family, quando telefonarono per far uccidere Robin, anch'io volevo telefonare per far uccidere, perché non è il vero Robin, è come il primo cantante, il primo Robin, non era lui. Ecco, ma quindi c'è, questo è tanta carta, quindi c'è, la carta piace, cioè non ha mai smesso la di... La carta continua a piacere, adesso la dico grossa, ma la carta di qualità continua a piacere, quindi quando offriamo dei titoli giusti, prodotti che abbiano un percepito alto come lavorazioni, come contenuti, fortunatamente ci sono ancora appassionati collezionisti che apprezzano il valore di queste cose. Quindi in questo senso Lucca è il posto ideale dove lanciare queste collezioni e dove toccare con mano questo tipo di affetto. E quindi se vediamo il derby Batman contro Paperino, direi che in questo momento è sostanzialmente in parità. Due collezioni che stanno andando benissimo. Beh, ci aggiorniamo qualche mese perché vogliamo sapere chi ha vinto. Batman Paperino, non ce lo perdiamo. Grazie. Piacere.